alcuni di questi pazienti non vanno neanche più dal medico. Campagna di prevenzione Alzheimer è il titolo dell'incontro di informazione sulla prevenzione che si è tenuto presso il centro anziani di Ginosa. L'incontro è stato presieduto dal dottor Piero San Giorgio, medico psichiatra. L'Alzheimer è una malattia degenerativa che ha i suoi effetti sul nostro cervello e i cui effetti si possono verificare raramente nell'età giovanile, perché in ogni caso esiste una forma di demenza precoce, Alzheimer giovanile. Poi esiste una forma di Alzheimer invece senile, perché colpisce persone che hanno soprattutto un'età avanzata. In ogni caso ribadisco e chiarisco che si tratta di una malattia, cioè non è né una stregoneria, né una pazzia, né una malattia dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento di per sé non è Alzheimer. L'Alzheimer è qualcosa che può essere trattato, curato e che può avere anche in casi particolarmente fortunati un esito tale da garantire anche una discreta qualità della vita fino alla fine. Quali sono i primi sintomi? I primi sintomi sono soprattutto i deficit e i disturbi della memoria. I disturbi della memoria che possono coinvolgere il fatto di dimenticare i nomi delle persone, di scordarsi le cose che si è fatto un momento prima, di dimenticare dove si è messa la propria chiave. Poi ci sono disturbi che si accompagnano, come per esempio smarrire gli oggetti, come per esempio smarrirsi nello spazio, disorientarsi, non essere più in grado di seguire una conversazione o un colloquio con un'amica, quello di stancarsi anche facilmente quando ci vengono poste delle domande semplici. Quindi è una malattia che coinvolge la memoria, ma anche l'attenzione, la concentrazione, il giudizio. È una malattia comunque che ha un suo processo evolutivo, nel senso che all'inizio è qualcosa che può essere anche controllato. Successivamente le cose possono aggravarsi, però tutto questo avviene attraverso un lungo processo nel quale noi possiamo intervenire per fermare questo processo. Questo è stato un primo convegno che abbiamo fatto qui sull'Alzheimer, sulla prevenzione Alzheimer, trattandosi di un centro anziani aperto polivalente, quale luogo migliore per affrontare questa tematica attualissima e di grande evidenza. Io vi volevo parlare di questo centro che accoglie insomma tutti gli anziani ginosini, e il mio invito è quello a invitare, scusatemi il gioco di parole, invitare tutti coloro insomma che volessero partecipare a frequentare quotidianamente il nostro centro, perché all'interno del nostro centro di Ginosa svolgiamo tantissime attività. Tra un po' inizierà la ginnastica dolce e effettuiamo regolarmente delle serate danzanti presso il predio della Reale, e a brevissimo inizieranno anche all'interno del centro stesso dei corsi di ballo. Quindi il mio invito, ecco, a tutti coloro, soprattutto agli anziani giovani, ecco, tutti coloro che sono da poco andati in pensione, venite ad affacciare e sarete ben accolto da tutto lo staff e dagli altri anziani.